Eccoci in Media Plaza, torniamo in questo viaggio all'interno del nono congresso nazionale delle Camere di Commercio a Lingotto di Torino. Salutiamo e accogliamo, diamo il benvenuto al dottor Roberto Pissimiglia di Allure Estetica. Benvenuto innanzitutto in questa piazza San Carlo virtuale, cosa ne dice? Beh, il salotto di Torino è il salotto dell'Italia. L'abbiamo portato a Lingotto. C'è da perdersi, no? Girandosi attorno, così esattamente come succede nella Piazza Reale quando ci si siede sul cavallo. E di questa piazza concreta, questa piazza frenetica del Lingotto di Torino, cosa dice? Una sua impressione? Beh, per il commercio è il caput mundi in questo momento, speriamo lo rimanga ancora a lungo, però abbiamo indubbiamente gli occhi e l'attenzione del mondo puntati su di noi e per la prima volta in Italia il congresso mondiale delle Camere di Commercio, non a caso è a Torino, questo penso faccia piacere in quanto italiani, in quanto torinesi in particolare e poi in quanto operatori con sede a Torino come la rete Exclusive Brands Torino che abbiamo qui con noi alle nostre spalle, come le singole imprese che fanno parte di questa rete. Ecco, andando a focalizzarci su di voi, Allure Estetica chi è? Ci dia una business card, un biglietto da visita della sua azienda. Beh, parlavamo di Torino, mio padre nel marzo del 46 decide di fondare, editare e dirigere una rivista di bellezza. Questa rivista si chiamava e si chiama Estetica, sull'allora neonascente modulazione di frequenza della RAI passò un messaggio che era: parrucchieri italiani, finalmente una rivista per voi e per le vostre clienti. Quel messaggio è diventato una mission, questa mission ci ha portato ai giorni nostri con 25 edizioni in 25 paesi, una penetrazione in oltre 60, un ruolo di leadership in questo comparto, in questa nicchia. Ad Estetica si sono aggiunte altre testate, tra cui Allure, che è una testata che viene letta e distribuita in profumeria, e attorno a queste testate c'è un gruppo che è di giornalisti, di redattori, di grafici, di marketing e soprattutto oggi di operatori del digitale che porta la sua competenza e la sua conoscenza nel ramo specifico della moda capelli e della bellezza in tutto il mondo. Ecco, un settore assolutamente vivo, il settore della moda, il settore della bellezza, quanto mai in cambiamento anche. Torino dove si posiziona? Come siamo? Perché spesso no, si parla di un braccio di ferro, Torino-Milano, Torino verso altre realtà, ma a Torino cosa dice in questo settore? Beh, io posso semplicemente ricordare questo, non per guardarsi indietro, ma poi per ripartire guardandosi avanti. Quando mio padre a fine anni 40 pubblicava i primi numeri di Estetica, Torino era la capitale delle telecomunicazioni con l'allora Stipel, poi Siper, la capitale della radio-televisione, la capitale dell'auto, ovviamente del design, ma era la capitale della moda perché il Samia, la più grande rassegna di moda italiana, era a Torino e c'è rimasta per ancora decenni. Questa matrice che poi viene fuori dagli anni della Torino capitale e dagli anni 20 e 30 in cui Torino era il salotto buono d'Italia ed era il riferimento per il buon gusto e per la creatività, è nel nostro DNA, quindi noi vogliamo in qualche modo riferirci a quegli standard e a quel posizionamento per riportare ognuno di noi nel suo comparto Torino ad essere protagonista assoluta non solo della scena italiana per quanto riguarda la moda, il design, la bellezza e così via, ma per quanto riguarda l'insieme del lifestyle. Perché avete deciso di sostenere questo congresso, di essere un brand integrante di questo congresso? Beh, l'abbiamo deciso tutti insieme con gli amici di Exclusive Brands Torino, quindi innanzitutto col presidente Pininfarina, con la presidente Licia Mattioli, con tutto il gruppo del quale faccio parte ed essere presenti, protagonisti e di riferimento di un congresso così importante non è che
un onore e anche un messaggio per poi quello che nei prossimi mesi faremo magari all'Expo di Milano o magari in altri eventi di questo tipo in giro per il mondo. Torino ha vinto ancora una volta. Torino ha assolutamente vinto e la Torino che Bugianen ha vinto due volte, a scapito di chi appunto ci ritiene ancora dei Bugianen. Assolutamente un falso mito che stiamo, come dire, smontando ormai in maniera totale. È smontato, perché ci sorridiamo sempre. Dalle Olimpiadi si è iniziato a smontare sicuramente questo falso mito. Grazie ad Allure Estetica, al dottor Roberto Pissimiglia. Dalla Media Plaza solo per il momento è tutto, ma ci troviamo prestissimo.